Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale Nuova Caserma dei Carabinieri. Questa mattina la presentazione del progetto, il trasferimento programmato per il 2020. Il nuovo comando provinciale dei Carabinieri nascerà dalla trasformazione di alcuni locali del distaccamento dell'aeronautica militare di Via Elorina. I militari dell'arma lavoreranno nella stessa area in cui da anni risiede appunto l'aeronautica. Con la firma del protocollo d'intesa dello scorso febbraio per la realizzazione degli interventi di rafforzamento e le condizioni di sicurezza, si fa un passo ulteriore per la ristrutturazione dei locali della caserma dell'aeronautica di Via Elorina. Il protocollo fa seguito alla firma dell'accordo quadro tra Ministero della Difesa, Regione Siciliana e Arma dei Carabinieri. La nuova dislocazione del comando provinciale dei Carabinieri garantirà alla città un presidio capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini. Questa mattina la presentazione ufficiale del progetto alla presenza del comandante generale Tullio del Sette e del provveditore ai lavori pubblici, delle opere pubbliche appunto, Carlea. Una manifestazione che è ruotata attorno ai progetti e alle finalità della nuova caserma, in particolar modo i lavori si presume possano iniziare intorno al marzo del 2018 per concludersi nel 2020. Nella sede dell'Aeronautica di Siracusa era presente anche il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Riguardo alla caserma, alla nuova caserma dei Carabinieri, ha detto sarà un presidio di legalità. Noi abbiamo già fatto un protocollo con i carabinieri, ma anche siamo intervenuti anche a favore delle altre forze dell'ordine. Perché con il Patto del Sud praticamente noi abbiamo finanziato tutti i progetti che c'erano di rifacimenti, manutenzione, anche costruzione di presidi di legalità, dove per presidi di legalità intendiamo principalmente proprio le strutture per le forze. Tra l'altro stiamo lavorando, è un progetto che l'altra volta ho illustrato al generale Sette, che è stato completamente entusiasta, e i carabinieri di Sicilia stanno lavorando per questo, proprio per cercare di costruire, di fare in modo di garantire, per esempio nei piccoli centri, nelle piccole realtà, a volte i carabinieri, che sono diciamo, l'arma più in assoluto tra le forze dell'ordine, quelli più diffusi in tutti i territori, a volte hanno problemi di struttura e magari debbono spostarsi da un centro perché non hanno la caserma agibile fisicamente. Allora noi vogliamo fare in modo che in tutti i comuni della Sicilia ci sia sempre la caserma dei carabinieri. Abbiamo poi la prevenzione, la vigilanza democratica delle istituzioni, sicuramente la sicurezza è maggiore. È chiaro, io colgo l'occasione per apprezzare queste grandi operazioni fatte antimafia, fatte in Calabria, in Sicilia, dove i carabinieri sono stati protagonisti in prima persona e si aggiungono ai grandi successi che anche la Guardia di Finanza, la Polizia sta facendo in tutto il territorio meridionale, non solo, ma anche nazionale, perché è un impegno notevole dello Stato nella lotta contro la criminalità. Parliamo di trasporti, ferrovie. Questa mattina i sindacati erano a manifestare, una sorta di sit-in alla stazione di Siracusa. Intanto domani un altro incontro, questa volta a Palermo. Contratto di servizio e innovazione nel comparto ferroviario. Il sindacato punta il dito contro la regione siciliana che non sembrerebbe interessata a firmare l'accordo con Trenitalia. Intanto il turismo langue nella provincia di Siracusa per mancanza di collegamenti e i servizi rischiano di essere ridotti. Vicenda Ferrovia a Siracusa e non soltanto, tutta questa zona della Sicilia in qualche modo penalizzata da un contratto di servizio che non parte, che forse non vuole essere firmato a Palermo, e voi domani andrete proprio a Palermo per cercare di stimolare questa iniziativa.
Noi oggi vogliamo mobilitare il territorio, i lavoratori, la politica affinché appunto si invogli a firmare il contratto di servizio a livello regionale con Trenitalia per sviluppare quello che sono gli investimenti che a oggi si stanno effettuando soprattutto nel nostro territorio. La nostra tratta Siracusa-Catania in questo periodo è chiusa proprio per investimenti che Trenitalia sta effettuando per la velocizzazione. Che vuol dire spezzare in qualche modo le gambe? Una fetta importante dell'economia? Sicuramente, anche perché ricordiamo che qui c'era una grande attività per quanto riguardava la cargo, sia per il petrolchimico che per quello che riguardava anche quello che avevano detto le primizie, o comunque i derrate alimentari. Adesso invece si è ridotto praticamente a soltanto 4 treni che portano dei turisti che vorrebbero e chiedono maggiore affluenza di treni, maggiore treni per il territorio, soprattutto per quanto riguarda la domenica, che la tratta Siracusa-Noto è completamente chiusa e che viene utilizzata soltanto per il treno del barocco saltuariamente. Poi c'è una contraddizione tra la zona alta dell'Italia e la Sicilia. Del Rio spinge il ministro, ma da noi? Assolutamente sì, ma veda, io penso che il trasporto e l'economia sana di questo paese è il volano per la crescita e lo sviluppo economico di questa terra, ma se i nostri parlamentari ancora fanno guerra fratricida fra di loro e non fanno sì che la Sicilia possa decollare come turismo, che è importante per noi. Parliamo adesso di immigrazione, un hotspot a Siracusa, scoppia quindi la polemica. C'è anche Siracusa tra le città individuate dal ministro dell'Interno Marco Minniti per la realizzazione dei nuovi hotspot in Sicilia e di un centro regionale di identificazione ed espulsione da 100 posti per i migranti che non hanno i requisiti per rimanere nel nostro paese e dovranno essere espulsi. Il ministro comunica oggi al Parlamento l'apertura di nuovi centri per una più rapida e precisa identificazione dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. 6 i nuovi hotspot che andranno ad aggiungersi ai 4 già in funzione a Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto, 2 in Sicilia, Palermo e Siracusa, 1 a Cagliari e altri 3 in Calabria, Reggio, Crotone, Corigliano, Calabro, più un CIE da 100 posti in ogni regione. Le nuove misure che accolgono le richieste dell'Unione Europea alla vigilia del vertice di Tallinn sono destinate a far discutere, soprattutto per quel che riguarda la realizzazione dei CIE, di cui si era già parlato nei mesi scorsi. Gli hotspot sono strutture allestite per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti e che saranno create per sostenere i paesi più esposti ai nuovi arrivi, quindi Italia e Grecia, ma anche Ungheria per esempio. I migranti saranno trattenuti negli hotspot, che in molti casi nasceranno in centri già esistenti e attrezzati, fino alla conclusione di tutte le operazioni di identificazione. Come saranno impostate queste strutture? Se si tratterà cioè di aree di accoglienza con l'obiettivo di trasferire chi ha diritto di asilo in altri paesi oppure di luoghi di detenzione per gli immigrati irregolari in attesa di un rimpatrio. Sono sempre favorevole a dare una mano nell'accoglienza ai migranti, ma mi sembra impossibile che Siracusa possa essere la sede di un nuovo hotspot in Sicilia. Così il sindaco Giancarlo Garozzo commenta la DN Cronos. Siracusa afferma il primo cittadino a solo una parte della costa dove potrebbe essere realizzato ed è il porto turistico di Ortigia. Mi sembrerebbe una follia pensare di costruirlo lì. L'ipotesi che sembra più probabile è che il nuovo centro di identificazione per migranti sorga sì nel Siracusano, ma ad Augusta, già primo porto in Italia per numero di sbarchi. La spina nel fianco, la rubrica oggi parla del fallimento della nuova classe politica e dei vecchi volponi del passato. Quelle grida tutti a casa che rimbombano tra la gente in un tantam mediatico e al passaparola sui network, nei crocicchi dei bar e per la strada, trova nella ragione populista e demagogica nei partiti che hanno governato gli ultimi 30 anni la rabbia della gente. Oggi si devono lasciare gli spazi necessari ad una nuova classe politica. Nella nostra democrazia parlamentare la vecchia classe politica è purtroppo il cuore di un sistema malato, basato sul potere, sulla corruzione, sulla difesa di interessi personali, di lobby, di gruppi.
sviluppi e tutto il resto. Per rimanere a casa nostra, Siracusa e la sua provincia rimane prigioniera dei vecchi volponi politici. Rimangono nell'ombra ma organizzano colpi di mano e imbrogli nella pubblica amministrazione contro gli interessi del popolo, elezioni comprese. Appalti e concessioni sono rimasti nelle mani degli stessi impresari da oltre mezzo secolo. Tutto passa agli eredi e i consulenti praticoni sono sempre gli stessi, con l'aggiunta che le nuove leve della politica hanno bisogno dei vecchi per emergere e vincere. La gestione dell'acqua e dei rifiuti rimane sempre nelle stesse mani, negli appalti dell'illuminazione o dei servizi rimane il dominio dei sempreverdi ottantenni. Molti consiglieri comunali in tutti i comuni della provincia sono i soliti noti e nessun metodo democratico riesce a mandarli in pensione. I giovani non riescono a scrollarsi di dosso quell'aggettivo di lattanti. Occorre una nuova classe politica che non si pone il problema di come si possa realizzare una rivoluzione democratica. Ancora oggi ci troviamo tra i piedi i vecchi decrepiti della politica. Una volta in politica si accedeva dopo aver frequentato le sezioni dei partiti, dopo aver percorso le vie che passavano da piccoli incarichi in sezione, nei comitati elettorali, nelle segreterie, nei gruppi che si attivavano per la scelta dei candidati consiglieri comunali in enti, anche nei paesini. Oggi si vuole arrivare subito alla poltrona più alta, attraverso i compromessi avanzati con più fazioni organizzate in cricche della politica per imbastire piani regolatori convenienti con la speculazione edilizia o favorire una cordata di imprenditori per conquistare appalti milionari in tutti i settori della vita amministrativa di governo a tutti i livelli. Bonus bebè per ogni nuovo nato 1000 euro è stato pubblicato il decreto. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, il decreto con il quale vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione del bonus di 1000 euro per la nascita di un figlio. Il provvedimento riguarda le famiglie siciliane in difficoltà economiche. Le amministrazioni comunali potranno dunque procedere a fare i bandi per poter assegnare le risorse per quanto riguarda il primo semestre, mentre per quanto concerne il secondo bisognerà aspettare la sua scadenza naturale per poter procedere a fare le domande. A giorni i comuni dovranno pubblicizzare con la dovuta attenzione il bando, afferma il deputato regionale Vincenzo Vinciullo, in modo che venga reso noto a quante più persone possibile. In fase di approvazione del bilancio conclude il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'Assemblea regionale siciliana, era stata posta l'attenzione sulla necessità di incrementare le risorse destinate alla difesa e alla tutela della vita nascente, così come recita la legge. Affinché la Regione intervenisse a favore delle famiglie che, pur povere e fragili, avevano deciso di avere un figlio. Parliamo di spettacoli adesso. Canto con le Stelle, una gara canora a Floridia. Gran finale in Piazza del Popolo a Floridia del terzo festival canoro Canto con le Stelle. La manifestazione presentata da Paola Parisi è stata organizzata da Giuseppina Longo con la direzione artistica di Carlos Frassetti. La giuria, composta da Pasqualino Bianca, Lucia Cunsolino e Concetto Fruciano, a presiedere la giuria Marco Vito. Ospiti della serata Federica Saraceno e la piccola Lorena Motta, che hanno dato prova di possedere abilità canore e un grande amore per la musica. Nella categoria junior, al terzo posto Gabriele Molè. Secondo posto per Martina Agostino e al primo posto Desiree Volto. Nella categoria senior, terzo posto per Maria Grazia Speranza. Secondo posto per Sara Mazzarella. E al primo posto Chiara Speranza. A vincere il premio della critica, Morena Lo Giudice. La kermesse canora ha visto anche la partecipazione della scuola Ballerini Hobby Sport con le esibizioni di Raffaele Rudiglioso e Sara Mazzarella.
Esibizioni al top anche per la scuola di danza Clary Dance. Espresso Italiano Champion, le finali italiane, si confrontano i campioni. Sono 18 i professionisti che si sono sfidati in Mumac Academy nelle finali italiane di Espresso Italiano Champion 2017, la gara baristi dell'Istituto Nazionale Espresso Italiano, che ha coinvolto circa 200 baristi con alle spalle anni di lavoro. A staccare il biglietto per le semifinali internazionali e la conseguente finalissima di Aosta a ottobre, il barista Gianni Cocco, che si scontrerà con i colleghi provenienti da Giappone, Cina, Corea, Taiwan, Thailandia, Bulgaria e Germania, e lo faranno a colpi di espresso e cappuccini perfetti. In una corsa contro il tempo, solo 11 minuti a disposizione. Terminata questa giornata, finali di finale dell'Espresso Italiano Champion, sono riuscito a classificarmi tra i primi quattro, quindi ho avuto la fortuna e la caparbietà per arrivare per la seconda volta là, questa finale mondiale, che comunque reputo un successo personale per tutto l'impegno che ci metto ogni volta e la passione del mio mestiere. Quindi avrò la fortuna di confrontarmi a ottobre presso Host 2017 con altri professionisti del settore che arrivano da tutto il mondo, una finale molto importante su una gara, una competizione altrettanto comunque impegnativa e riconosciuta. Sono contento perché questo sarà il mio ultimo anno nel quale presenzierò in questo tipo di competizione, dal prossimo mi dedicherò a fare il giudice. Ci sono già le basi anche con Gaetano Bongiovanni per lanciare questa competizione anche giù nel sud, appunto in Sicilia. È una gara molto interessante soprattutto per cercare di proiettare i giovani in questo mondo, nel mondo del bar, delle caffetterie, della ristorazione, cercando di dare la miglior qualità del prodotto erogato. Quindi bene, sono contento. 40 le gare di selezione nei diversi paesi per un totale di 400 baristi. Prevista anche una tappa a Siracusa per la selezione dei baristi la prossima primavera del 2018. Bene, con questo è tutto. Il telegiornale si conclude. Vi auguriamo un buon proseguimento di programma.